Per essere qui questa sera è domenica, quindi se state sacrificando un po' del vostro tempo per stare qui vuol dire che ci tenete al futuro della nostra comunità, un po' come evidentemente ci tengono tutti quelli che hanno scelto di sacrificare il loro tempo per questa campagna elettorale e per il contributo che offriranno in questa campagna elettorale. Quindi vi ringrazio per essere qui. Non è propriamente il mio ruolo quello di anchorman e quindi è un po' imbarazzante per me, però ci provo e insomma passeremo un po' di tempo insieme per Pomes insomma il logo che ci siamo dati per questa lista. Perché? Vi racconto un piccolo aneddoto, quello che è accaduto nelle fasi iniziali di preparazione della nostra lista. Quando ci siamo incontrati circa un mese e mezzo fa, abbiamo cominciato a ragionare sull'ipotesi appunto di mettere su una lista. Quando lo si fa così come lo si fa di solito, non sono solo le individualità che vengono coinvolte rispetto a insomma, una serie di nomi che poi danno il nome alla lista e a un'eventuale proposta. Noi in questa fase rituale della composizione della lista abbiamo avuto nella fase iniziale una qualche difficoltà. Quando abbiamo superato questa difficoltà? Quando ci è venuta la parola insieme? Insieme perché il gruppo che poi si è proposto e si propone per questa esperienza è un gruppo che viene da un'esperienza associativa. Qualche anno fa abbiamo costituito un'associazione che si chiama Hic et Nunc e con questa associazione in 2-3 anni abbiamo fatto una serie di iniziative carine sul territorio e abbiamo voluto dare appunto insieme, proprio partendo dal gruppo di Hic et Nunc, un contributo a queste amministrative. E lo facciamo insieme, lo facciamo come gruppo, lo facciamo perché pensiamo che la proposta, insomma, in una tornata delle amministrative debba essere una proposta corale di un gruppo di persone che rispetto ai temi che occupano una campagna elettorale possano trovare sintesi in un pensiero comune, ed è il motivo per cui siamo qui questa sera. Adesso io non vi voglio trattenere tanto, questo è il motivo per cui siamo insieme e insieme rimarremo anche dopo la tornata elettorale. Il nostro impegno è a rimanere gruppo anche durante nella speranza che ci sia, no, fra i consiglieri comunali una o due espressioni della nostra lista rispetto ai vari ruoli che potremo avere e anche 3, 4, 5 magari e rimanere gruppo e i nostri rappresentanti essere sintesi del pensiero corale. Questa è la nostra forza, il motivo per cui insomma abbiamo deciso di competere in questa campagna elettorale. Io adesso presenterò i candidati, avranno qualche minuto di tempo per raccontarsi e per insomma, raccontare un po', dire un po' a tutti voi il motivo per cui si stanno candidando, il contributo che pensano di poter dare nell'assise del Consiglio Comunale. Quindi iniziamo. Ok, il primo che presento è Piero Roma, mio socio storico, commercialista e consulente del lavoro. Il suo impegno è un impegno legato alla programmazione turistica, un po' alla programmazione del territorio rispetto all'industria turistica, perché è una cosa che facciamo da tanti anni, lo facciamo in relazione allo sviluppo del territorio e all'utilizzo della programmazione europea. Adesso se Piero. Sì, grazie Michele. Buonasera. Grazie. No, io ringrazio voi innanzitutto di aver accolto l'invito, diciamo, a questa convention, a questo aperitivo, ecco, questo confronto tra amici. Da qui parte un entusiasmo che io percepisco anche in questi giorni, no? Dopo che sono stato coinvolto in questa, diciamo, tornata e di questa esperienza di campagna elettorale. Tra l'altro una campagna elettorale che ci è capitata
diciamo, in brevissimo tempo. Tutti pensavamo che non si votasse il 14-15 maggio, però poi alla fine diciamo, i gradi che si dovevano esprimere si sono espressi e quindi toccava il 14-15 maggio e quindi l'abbiamo, diciamo, accolta e ci stiamo impegnando per portare, diciamo, un obiettivo appunto con questa nostra lista, con questo gruppo di amici, proprio amici che accomuna la passione, l'entusiasmo, l'energia per portare avanti dei programmi per il nuovo Consiglio Comunale. Proprio da qui volevo fare una riflessione, e più che una riflessione mi piace proprio pensare all'idea, no? È una convinzione mia, che Ostuni è un posto bello da vivere. Quindi il consigliere comunale oggi deve riprendere il suo ruolo, che è un ruolo nobile, che è quel ruolo che deve andare ad ascoltare appunto i cittadini, intercettare i bisogni dei cittadini e portarli in consiglio comunale, nella giunta comunale, al sindaco, per trasformare tutti quei bisogni in azioni concrete, dall'azione più piccola ai grossi investimenti. Io ho 50 anni, no? più di 50 anni, e mi ricordo che gli investimenti più importanti in Ostuni sono stati fatti negli anni 60. Penso a Rosa Marina, penso a Villaggio Valto. Dopo di ciò, secondo me, investimenti importanti di rilievo non ce ne sono stati. Anche perché ne parliamo da tantissimo tempo, che noi dobbiamo avere una direzione, cioè che cosa vogliamo fare di Ostuni? Cioè vogliamo dare una direzione ben precisa. Abbiamo parlato da diverso tempo che siamo una città altamente vocazione turistica. Bene, affrontiamo questa vocazione turistica del nostro paese e la dobbiamo affrontare con una certa visione, con una programmazione. Una programmazione che va fatta con le persone competenti, assolutamente. Non possiamo sprecare del tempo per realizzare gli obiettivi che possono generare un'economia importante sul territorio. Dobbiamo riguadagnare quella leadership in questo ambito, che è quella provinciale ma anche regionale, perché Ostuni c'ha di bello tutto il possibile e immaginabile. Dobbiamo solamente mettere in campo tutte le azioni necessarie che tutto ciò possa funzionare. Se ne parla da un po' di tempo, arrivano questi gruppi importanti, brand internazionali, che faranno degli investimenti sul territorio. Ben vengono che arrivano questi investitori, non a caso hanno scelto come destinazione per i loro investimenti Ostuni. Benissimo, ma l'amministrazione in questo deve accompagnarli per mano, deve essere un'amministrazione amica. E quindi intorno deve cercare di creare tutte le condizioni che siano fondamentali affinché possa diventare una città turistica vera. Tutto può essere trasversale al turismo, qualsiasi settore, però va affrontato. Tra l'altro, questi investitori che arrivano a Ostuni, abbiamo anche un'opportunità, che è quella, come diceva prima Michele, che sono favorevoli tutti gli strumenti di finanza agevolata. Proprio pochi giorni fa è stato approvato, non so se il consigliere Fabiano Amati mi dà conferma, proprio il 20 aprile in Regione è stata approvata la programmazione, no, dei POR, FESR e FESR, che stiamo parlando di un'approvazione di denari, che parliamo di 5 miliardi e mezzo di euro, no? se mi dà conferma se è vero. Quindi sono somme importanti che la Puglia deve gestire. A queste somme andranno aggiunte circa 2 miliardi ancora di euro del famoso, che ormai sentiamo da mesi, che parecchi dice, ma quando arrivano questi benedetti soldi? No? È una parola pure difficile, PNRR, no? Arrivano anche questi soldi, che sommati a tutti i fondi che arrivano dalla Comunità Europea sono importanti per dare una svolta a questo Paese. E questo è l'impegno che insieme, diciamo, tutti gli amici di questa lista ci prenderemo di portare avanti e di portarli in consiglio comunale. Io vorrei terminare, ma se vi faccio parlare. Ok, grazie Piero. Beh,
Solo due parole che accompagnano un po' quello che ha detto Piero. Ostuni sta conoscendo una rivoluzione, hanno scelto come destinazione per i propri investimenti a Ostuni gruppi come Four Seasons e sui giornali, quindi non violo la privacy di nessuno, Missoni piuttosto che Ferragamo, Lario Hotel, potrei fare un elenco interminabile. È un'occasione straordinaria, abbiamo davanti 4-5 anni che potrebbero cambiare il volto della nostra città. È per questo che noi pensiamo di avere nella lista, insomma, le competenze per poter dare un contributo fattivo a questo momento storico straordinario del nostro paese. Adesso cedo la parola a Pinuccia e Calò, collega di studio, come tutti noi si occupa di sviluppo delle attività economiche da tanti anni. Buonasera. Per chi non mi conoscesse, sono Pinuccia Calò, faccio la commercialista da ormai per quasi 40 anni. Come professionista mi occupo appunto dello sviluppo delle piccole e medie imprese. Per Ostuni in questo momento si è aperta questa opportunità incredibile che è quella delle ZES, le zone economiche speciali, che porterà una serie di agevolazioni a chi vuole investire nella zona industriale, agevolazioni di carattere fiscale e finanziario. E quindi il ruolo che può avere il Comune in questo momento è piuttosto importante, perché non solo può essere, diciamo, attraverso un'azione di marketing attrarre investimenti nella zona industriale, quindi ad Ostuni, ma anche può essere fare questi pacchetti di questi kit localizzativi, che sono praticamente delle agevolazioni per chi investe nella zona industriale, quindi nelle ZES, di esonero per esempio di alcune tasse come l'IMU o la TARI o l'occupazione del foro pubblico, insomma questo tipo di tasse. Quindi questo è molto importante per attrarre gli investimenti, considerando anche che sono gli investimenti nella zona ZES sono anche agevolati dal punto di vista dei tempi, perché in pratica attraverso, siccome c'è un commissario che gestisce queste richieste, è abbastanza breve il percorso, parliamo di 45 giorni. Quindi la prima cosa da proporre al sindaco sarà quella di intervenire appunto con queste agevolazioni nei confronti delle imprese che andranno ad investire nella zona, nella ZES, che è nella zona industriale di Ostuni. Grazie, Pinuccia. Quello che Giuseppe Milone, quello che ha appena riferito Pinuccia sarà una delle nostre prime proposte, cioè una delle nostre prime richieste al sindaco, il kit localizzativo da predisporre per chi investe nella zona industriale. Le zone ZES rappresentano un'occasione strategica per lo sviluppo di un territorio straordinario, lo sono stati in tutto il mondo, lo saranno anche per l'Italia. È recentissimo, è solo dal 5 settembre che abbiamo avuto questo riconoscimento. E pensiamo che per Ostuni, voi pensate che nella provincia di Brindisi sono 4 le zone ZES, Ostuni, Brindisi, Fasano e Francavilla Fontana, quindi pensate un po' quale opportunità si apre per il nostro territorio e quanto l'amministrazione debba stare vicino alle imprese in questo momento perché possa assecondarsi correttamente questo momento storico. Adesso la parola a Giuseppe Milone, che si occupa di hospitality da diversi anni e che ci vuole, insomma, dire del suo contributo rispetto al centro storico. Buonasera a tutti. Allora, partendo dal fatto che parlando con cittadini, amici, parenti, nel nostro paese abbiamo bisogno di concretezza e fattibilità, e questo viene ritrovato nel nostro gruppo.
Negli ultimi anni ci siamo ritrovati ad affrontare problemi di gestione delle emissioni sonore nel centro storico, con sovrapposizioni di musica tra locali adiacenti. Uno dei punti del nostro programma, appunto, era quello di creare un programma musicale itinerante con diversi gruppi sparsi all'interno del centro storico, partendo da Corso Vittorio Emanuele, Villa o Via Cattedrale, che a intervalli possano suonare e dar modo alla gente di ascoltare diverse tipologie di musica. Appunto, questo porta a creare innanzitutto un flusso di gente e non a far lavorare solamente determinati locali, e in più appunto porta a non creare questi assembramenti, porta a non, come dire, a non creare queste emissioni sonore tra i vari locali, perché ci siamo trovati veramente sempre a dover uno dei due locali spegnere la musica, perché sennò non si capirebbe nulla. Solamente questo. Grazie. Grazie Giuseppe. Adesso abbiamo un collegamento da remoto. Anna Maria Petraroli, che in tanti di voi conoscono, che intende offrire in questa tornata elettorale il suo contributo rispetto al recupero urbano e al recupero della zona ottocentesca. Chiaramente il centro storico rappresenta un'occasione straordinaria e allo stesso tempo un ambito del nostro comune che ha necessità di pianificazione e programmazione. Grazie. Sì, aspetta che io mi metto qua così ci vede anche lei. Grazie Anna Maria, sei in diretta e ti ho già presentata. Perché era il mio cruccio non partecipare, se non è. Perfetto, noi ci siamo. Perché questa è una cosa che ho voluto con tutti voi, insomma, pensare insieme. Ok, Anna Maria, il pubblico è tuo. Grazie, un saluto a tutti e benvenuti a questa nostra presentazione. Dunque, io sono Anna Maria Petraroli e molti di voi mi conoscono, sono un consulente finanziario con tutti i nostri italiani, però vado avanti. Ho svolto già il ruolo di consigliere comunale, quindi conosco la macchina amministrativa. Diciamo che in questo momento proprio l'amministrazione, spero come, e te lo spero davvero, ma di appropriarsi innanzitutto di quei ruoli di democrazia che in questi anni sono stati trascurati. Mi riferisco all'ascolto dei cittadini attraverso per esempio il difensore civico, che era una sorta di raccolta di tutte quelle che erano le proposte della consulta dei giovani, del comitato delle pari opportunità di cui ho fatto parte. Però la cosa che per cui, e quindi chiedo di essere sostenuta, è il lavoro. Ostuni ha necessità di di riqualificare quelle le zone settecentesche, ottocentesche, cioè non si possono vedere i condizionatori d'assalto o piuttosto che ancora l'anticoroda, proprio si possono fare progetti per reperire risorse per andare incontro ai cittadini che vogliono ristrutturare questi luoghi, queste piccole, queste realtà. Di fatto i quartieri ottocenteschi o settecenteschi rappresentano un po' il biglietto da visita per i turisti, perché sono
fine, senza poi pensare per esempio a sfruttare il norte, cioè agli austronesi invece che andare a passeggiare, non lo so, a Rocorotondo, dove a valle della città hanno fatto le vigne, perché non realizzano due studi? Mi piacerebbe potermi affacciare e vedere la lavanda, questo che è giunta, visto che questa diretta io la sto facendo da Amsterdam. Voglio dire, ci sono e poi senza vari turisti, non mi dimenticherò mai la fila di Nesi che mi dà una casa. Io mi sono candidata per portare la mia esperienza da amministratore passato e per riuscire a portare ai cittadini, restituire una città bella e democratica, dove tutti possono suggerire quello che è meglio per noi. Grazie, grazie Anna Maria. Grazie, ti ringrazio tanto. Vedete come è ricorrente per noi il tema dello stare insieme, il tema del gruppo che ho introdotto all'inizio. Per noi è strategico, noi saremo la sintesi di un gruppo di 24 persone, più tutte quelle che si uniranno nel corso dell'esperienza amministrativa, per tutto il mandato amministrativo. È per questo che riteniamo di poter fare la differenza. Adesso vi presento Rosa Parisi, per chi non la conoscesse. Rosa è una collega commercialista stimatissima che ha a cuore il problema dei parcheggi. Chi di noi mi presento, buonasera a tutti. Svolgo forse doppia professione, perché comunque svolgo sia l'attività di dottore commercialista da un po' di anni, sono quasi più di 30 anni, ma in più anche faccio docenza. Per cui mi piace inserirmi in questo, diciamo, ambito, introducendo l'articolo 3 della Costituzione, forse perché l'uguaglianza per me, non lo so, è stato un principio in cui ho sempre creduto e credo di aver attuato anche nel percorso della mia vita. Uguaglianza intesa non, vado all'articolo, al secondo comma dell'articolo, no? Perché oggi l'uguaglianza viene vista come sviluppo sostenibile anche. E perché mi ricollego? Mi ricollego con la sostenibilità e la rigenerazione sociale del nostro territorio, ma questo proprio collegato con quello che dicevi anche prima tu, Michele, con quelli che sono stati gli interventi che mi hanno preceduto, no? Un po' tutti i fondi, un po' tutto il percorso oggi è rivolto alla sostenibilità dell'ambiente. Quindi perché non applicare questo nel nostro territorio, dove abbiamo un territorio favoloso, eccellente, ma un po' forse poco curato? E mi sono collegata facendo delle piccole slide, partendo anche da quello che sono state le esperienze nei comuni più grossi d'Italia, no? Tra Roma e Milano. Milano, perché sappiamo, non è una città, è una città italiana, è una città europea, al centro dell'Europa. Quindi perché non noi Puglia, che abbiamo delle risorse eccezionali, non diventare un territorio di riferimento per il sud, per il sud? E quindi perché non Ostuni pensare a delle risorse di investimenti in aree pedonali, in collegamento, l'uguaglianza, collegamento di zone tra quelle che sono le varie zone del nostro territorio? Guardate la piantina di Ostuni, Paolo, che cosa vogliamo pensare? Pensare a fare una connessione urbanistica tra le varie, guardate com'è bello Ostuni, come le maglie di Ostuni con i vari collegamenti di inserimento delle arterie principali possono collegarsi tra di loro e non staccare Viale Pola, ad esempio, dove oggi molte attività commerciali sono completamente chiuse, collegarle con quello che è il centro storico, no? Dice Michele, ma tu come mai parli dei parcheggi? Perché finora i parcheggi li abbiamo pensati tutti a valle e non al nord della città. Perché non pensare a Ostuni come un'area unica collegata
con tutte, guardate, questi piccoli collegamenti di arterie, rivedere la riqualificazione di via Giovanni XXIII collegato con il centro storico e quindi fare dei percorsi di attrazione lungo i percorsi di collegamento. Perché non avere l'uguaglianza tra la zona commerciale del nord di città con quello del centro storico? Perché il centro storico con il paese è tutt'uno. Non dobbiamo pensare che i commercianti o le ristorazioni o le attività che sono al nord devono morire, o zone completamente abbandonate non devono essere riqualificate. Guardate, biblioteca comunale, chiusa da anni, perché purtroppo non sappiamo per quale ragione non viene rivalutata tutta quella zona alle spalle della biblioteca comunale, dove è veramente un'indecenza considerarla quella come zona area parcheggi e quindi considerare un tutt'uno con quello che è la biblioteca comunale, campo sportivo, villa comunale, attraverso dei percorsi guidati con che cosa? Con la via del verde, con l'arte, inserire punti di cultura, di aggiornamento, di percorsi di illuminazione pubblica sempre guidati, il percorso anche attraverso l'introduzione di bike sharing, quindi anche attraverso la decarbonizzazione dei territori, no? Che è un fondamento per quanto riguarda quello che dicevo prima dello sviluppo sostenibile. E un altro, magari, non lo so, l'ho pensata in questi termini, un'area che ad oggi è completamente abbandonata, il campo sportivo. Perché noi abbiamo lì 16.000, 17.000 metri quadrati non utilizzati. Perché non pensare a un parcheggio sotterraneo fatto di diversi piani? Poi sopra possiamo pensare a un'area verde, possiamo pensare a un'area differente, non lo so. Io penso al parcheggio con uno sviluppo addirittura di 600 parcheggi a piano. Quindi guardate come si può utilizzare, si possono utilizzare queste aree in maniera intelligente con il principio dello sviluppo sostenibile, con la riqualificazione del settore commerciale, di quelli che possono essere gli elementi di collegamento tra centro storico e la città intera. Ma mi direte, come facciamo tutto questo? Ci vogliono i soldi, qualcuno mi può dire, il consigliere Amati, bilancio, non ci sono i soldi. Ma l'ha detto prima Piero. Noi abbiamo fondi che dobbiamo cercare di attrarre e soprattutto di spendere, cose che purtroppo molto spesso non abbiamo fatto perché tanti fondi sono tornati indietro. E allora non solo fondi regionali, non solo fondi europei, ma anche investimenti tra pubblico e privato attraverso dei progetti integrati tra pubblico e privato. Grazie. Grazie Rosanna. Grazie. Da qui una richiesta al candidato sindaco di avere una particolare attenzione al partenariato pubblico-privato, al project financing, che tante amministrazioni utilizzano lì dove è possibile coniugare l'interesse pubblico con l'interesse privato e allargare lo spettro dei servizi che un'amministrazione può. Questo è un suggerimento come lista che spero tu tenga a cuore nella tua esperienza nei prossimi mesi. Adesso la parola la diamo a Eugenio Santomanco. Eccolo lì. Eugenio è un operatore, nonostante un percorso di studi brillante di Eugenio, lui ha deciso di proseguire l'esperienza dell'impresa di famiglia, è al terzo passaggio generazionale e ha rilanciato l'azienda di famiglia in maniera straordinaria. Io gli sono accanto, diciamo, come amico e come consulente, ma soprattutto come amico, e vi assicuro è uno che vede 10 anni avanti quello che è lo sviluppo e il futuro della sua azienda e quindi ha deciso di offrire il suo contributo anche alla nostra amministrazione. Buonasera a tutti, Michele, grazie, sei sempre troppo buono nei miei confronti. Io innanzitutto vorrei ringraziare chi ha reso possibile che io sia qui, la mia famiglia e soprattutto
quel gruppo di amici che è qui presente della mia generazione, che da anni si interroga su quale possa essere il futuro della nostra città. E vi posso garantire che questa domanda se la pongono anche i tanti miei coetanei e non solo, che per esperienza o per mancanza di opportunità nel nostro territorio sono costretti a vivere altrove e a lavorare altrove. Qui mi ricollego al programma del nostro candidato sindaco, il quale uno degli obiettivi fondamentali è creare appunto le condizioni perché, dopo aver fatto le dovute esperienze, una qualsiasi cittadino ostunese possa rientrare nella sua terra per lavorare e dare il proprio contributo. Ora chiedo a tutti voi di fare un piccolo esercizio di immaginazione. Chiudete gli occhi. Immaginate che sia il 15 gennaio, un sabato. Non immaginate di essere un turista straniero, di provenire da chissà quale parte dell'Italia. Immaginate di provenire da una città, un paese nel raggio di 80 km da Ostuni e decidete in quel giorno di fare una passeggiata nella Città Bianca. Arrivato nella Città Bianca potrei ricollegarmi alle varie problematiche che ha esposto Rosa prima di me in maniera molto precisa e puntuale, parcheggi, viabilità, eccetera, ma ripeto, è stata già affrontata molto bene da prima di me questa tematica. E quindi vi chiedo appunto di immaginare di arrivare nella nostra via commerciale, via Lepola, e vedere tante, tante serrande abbazzate. Non vedere poi un passeggio così voluminoso. Arrivare finalmente nel nostro bellissimo centro storico con le dovute difficoltà legate al parcheggio. Iniziare una passeggiata appunto nel nostro centro storico e vedere l'80% delle attività commerciali chiuse. Io, grazie al mio lavoro, sono stato in grado di intercettare critiche e lodi rivolte alla nostra città. E una delle critiche più frequenti era proprio quello di: siamo venuti a Ostuni e non c'era nulla da fare. Negli anni si sono sempre proposti degli atteggiamenti punitivi nei confronti dei vari commercianti. Esempio, controllare la metratura, vedere se le licenze sono adeguate, eccetera, eccetera. Io credo che gli atteggiamenti punitivi non facciano mai bene. Bisogna iniziare a utilizzare un atteggiamento propositivo e costruttivo e quindi creare le condizioni tali per cui sia l'imprenditore stesso a dire: apro e rimango aperto 10 mesi all'anno e non 2 mesi all'anno, cioè quando Ostuni viene raggiunta da tutto il mondo. Come fare questo, oltre i vari aspetti tecnici che non sto io qui ad elencare? La mia idea è quella di creare un calendario unico integrato degli eventi su scala annuale, rivolto a tutte le attività commerciali, in cui una persona che arriva nella nostra città, tramite click su un sito internet, su un'app dedicata, poi l'era digitale ci mette a disposizione tantissimi mezzi, una qualsiasi persona sia in grado di trovare i vari eventi sociali, culturali, di spettacolo presenti sul nostro territorio. E quindi di per sé si crea una promozione commerciale e turistica di larga scala, perché diamo l'idea a tutti che in qualsiasi giorno, in qualsiasi momento dell'anno, venendo a Ostuni, detto banalmente, c'è qualcosa da fare. Io ho dato un'idea a questa proposta, Ostuni Pass, appunto il pass per la nostra città. E quindi credo che con l'atteggiamento propositivo di cui è pregno il programma del, spero, la futura amministrazione di questa città, si sarà in grado di destagionalizzare commercialmente questa città. Grazie a tutti. Grazie Eugenio. Grazie. Beh, dai primi interventi dei candidati al Consiglio Comunale è evidente che c'è tanto entusiasmo, no? C'è anche tanta concretezza, competenza e voglia di fare. Io non pensavo che Rosa arrivasse qui
con le slide piuttosto che già proposte concrete che puoi annotare sul tuo taccuino per quando avvierai la tua esperienza. Adesso la parola la passiamo a Maristella Saponaro, un consulente del lavoro che ha a cuore il verde della nostra città. Allora, buonasera a tutti, sono contenta di far parte di questa lista, primo perché scelgo di candidarmi con un candidato giovane e con tante proposte innovative, e mi piace far parte di questa lista perché questa è la mia prima esperienza. E vi dico che sono contenta perché è una lista giovane, tutte persone competenti, che abbiamo tutte idee innovative. Poi, avendo io una figlia che lì ha fatto l'anno scorso parte del consiglio comunale dei ragazzi, sento anche questi ragazzi devono essere un po' ascoltati, perché mia figlia ha lasciato questa esperienza, perché mi diceva: mamma, non siamo ascoltati. Ecco, il consigliere comunale deve essere vicino al cittadino e anche ai ragazzi, perché il consigliere comunale deve, secondo me, a mio avviso, raccogliere proprio le esigenze del cittadino. Ma anche del cittadino, diciamo, per strada, cammina per strada e capisce le esigenze del cittadino. Io sono, per esempio, condivido che bisogna rivalutare molto le aree verdi, per esempio per i bambini, forse perché una bambina, ci sono tanti settori, abbiamo toccato tanti settori, tante cose che si potrebbero fare nella nostra lista. Le aree verdi, tipo abbiamo la villa comunale, rivalutarla meglio, organizzare delle manifestazioni. La cosa che ci preme di più adesso, secondo me, a mio avviso, una volta che arriviamo in consiglio comunale, sono tante le cose da fare. Pensare non solo ai turisti che arriveranno, ma pensare anche a noi come cittadini. In primis pensare ai turisti che arriveranno per dare comunque un'ospitalità e ostuni. Dobbiamo dire grazie Ostuni per quello che ci dà, secondo me. Grazie. Grazie. Adesso passiamo la parola a... Ah, allora, sì, certo. Allora, viene aggiunto il microfono a Giulio. Giulio Saponaro, tanti di voi lo conoscono. Giulio è un ragazzo impegnatissimo nel teatro amatoriale in vernacolo, e tanti di noi hanno seguito i suoi spettacoli. Anche lui vuole offrire il suo contributo alla nostra città, e ci racconti come. Sì, secondo, buonasera, sono Giulio Saponaro e sono... Scusate, sono un po' timido. Sono il fratello di Maristella Saponaro. Il mio contributo praticamente dovrebbe vertere, insieme a tutti i componenti della lista, nella realizzazione di uno spazio culturale che non sia magari un vero e proprio teatro, come ce l'hanno a Ceglie-Messapica, a Cisternino o anche a Carovigno, il Teatro Italia, bellissimo. Ma rivalutare magari delle aree, degli stabili che ci sono, e quindi fare in modo che molte associazioni, tra cui quelle teatrali e non solo, possano usufruire, magari dando un contributo, e senza andare magari, con tutto il rispetto per la Chiesa, a bussare chiesa, come abbiamo fatto finora. Devo innanzitutto ringraziare i preti Don Franco, Don Peppino e tanti altri che ci hanno finora ospitato, ci hanno dato la possibilità, quindi tanto di cappello al clero, assolutamente sì. Però in questi spazi culturali non si dovrebbe solo fare teatro. Ecco, secondo me la mia idea è che si dovrebbe fare co-working, cioè creare degli spazi dove si possa fare anche musica, scienze olistiche, discipline olistiche, adesso si stanno diffondendo, lo yoga, il tai chi, meditazione, chi più ne ha più ne metta. E quindi magari dare la possibilità a chi è interessato, alle associazioni, di usufruire dando il contributo, come c'è a Palazzo a Brindisi, c'è un contenitore culturale, dove addirittura c'è una bolla fatta di vetro
che chi vuole l'affitta è, si praticamente isola dal resto, è insonorizzata e può lavorare col computer, c'è la connessione wifi, con le cuffie, cioè qui dovremmo insomma cercare di fare rete in questo aspetto, no, della nostra città. E quindi secondo me bisognerebbe coinvolgere il forum della società civile, che adesso dovrebbe dare più importanza, ecco, soprattutto ai giovani, a chi ha voglia di imparare, perché può diventare un lavoro fare dei corsi di recitazione, dei corsi di musica, dei corsi, chi più ne ha chi più ne me, corsi di giardinaggio, adesso mi viene in mente, cioè qualsiasi cosa atta a dare la possibilità anche in futuro di trovare occupazione, perché non è detto che uno debba andare necessariamente all'università, cioè io personalmente non ho fatto, cioè, l'ho fatta all'università, poi l'ho abbandonata per dei motivi miei, però ho imparato dalla vita, cioè è stato il cammino che ho seguito che mi ha dato magari la strada, poi chiaramente ci ho messo la passione e la volontà. Si vede, Giulio, si vede. Pozzi, sì? Grazie Giulio. Ecco, a questo proposito, uno dei temi di cui si dovrà occupare sicuramente l'amministrazione è riconsegnare alla città il Palazzo della Musica, la Casa della Musica, no, che da anni vediamo, no, chiusa, nonostante tutti gli investimenti pubblici che ci sono stati in questi anni. E quella è un'opportunità per tutto il territorio. Grazie. Roxana è una mamma straordinaria che ha a cuore il futuro dei piccoli e la vita dei piccoli. Adesso tutto per i bimbi. Buonasera a tutti. Allora, sono Roxana, sono una mamma di due bambini di 9 anni e di 8 anni e sto sostenendo Insieme per Pomes la lista. Essendo mamma tutto questo tempo, ho notato tanta carenza a Ostuni, nei parchi per i bambini e nei spazi verdi, molta, molta carenza. Mi piacerebbe vedere più parchi per i bambini e spazi verdi però attrezzati e sorvegliati come tante altre cose sorvegliati. Sono sicura che insieme per Pomes riusciremo a renderla possibile. I bambini di oggi sono il futuro di domani, quindi bisogna investire un po' di più nei bambini. Hai ragione, brava Roxana, grazie Roxana. Adesso, a proposito di entusiasmo, vi racconto brevemente come ho conosciuto Franco Di Cicco. Franco è un manager internazionale, insomma, con un profilo molto molto interessante. Dopo una chiacchierata di 2 minuti, scherzando, gli ho lanciato l'idea di misurarsi con la competizione elettorale nella nostra lista e lui non ha esitato a dirmi sì. Immediatamente, non mi ha detto come normalmente si dice, no, dammi mezza giornata, ne parlo con i familiari, poi ci dico, no, invece sì, perché ha tanta voglia di fare, ha tanta voglia di contribuire al futuro della nostra città. Grazie Franco. Grazie a te Michele, grazie a tutti, buonasera. Come dice Michele, io sono catapultato qui perché ho deciso di venire a vivere a Ostuni da Milano da alcuni mesi e quindi amo questa città, è una scelta consapevole e ho accettato entusiasticamente di buon grado di far parte di questa lista perché essendo consapevole delle mie competenze e di esperienze e di tutto quello che c'è da fare qui, ho detto che vale la pena sia per amicizia che per amore di Ostuni che per fare cose concrete di impegnarsi. Sono tecnologo, manager nell'informatica e quindi uno dei temi che ho proposto è quello di digitalizzare la pubblica amministrazione. Credo che il comune sia gestito poco, male,
e che per mettere vicino il, diciamo, il comune, i consiglieri, ai cittadini, ai turisti, agli investitori e alle aziende, occorre avere delle infrastrutture e un sistema digitale che consenta sia a livello di sito web, anche in versione, con una versione inglese, sia con servizi online, sia digitalizzando e reingegnerizzando i processi che oggi sono disgregati, poco tracciati, per cui il cittadino deve fare dei giri di pista pazzeschi per poter avere quello che gli serve. Tutto questo è possibile con la tecnologia, gli strumenti ci sono, software, hardware, quindi non è una cosa difficilissima, è una cosa assolutamente da fare, oltre a quella di avere le infrastrutture, perché a casa delle volte non riesco a telefonare, quindi mi sembra incredibile che non ci sia la fibra da tutte le parti, che non ci sia wifi, che non ci sia un free wifi, io chiamerei Ostuni wifi. Sono tutte cose che fanno parte del sistema di base, per cui dopo abilitano tutto quello, intercettazione di fondi, sviluppo sia sociale che economico. Quindi. Grazie Franco. Grazie a voi. Grazie. Adesso conosceremo Maria Aurelia Salvi. Ah, ecco, Maria Aurelia è un avvocato. Maria Aurelia, che è impegnata presso, per conto dell'ARPAL, presso il nostro centro per l'impiego, quindi di ragazzi e di problematiche ne vedrà ogni giorno. Sì, nel centro per l'impiego mi occupo anche di incrocio domanda-offerta, quindi conosco bene, diciamo, la problematica della... Però nonostante ciò, diciamo, siccome la questione lavoro è una questione che diciamo, può essere affrontata da tanti punti di vista, dalle attività appunto nel centro storico, comunque nella zona industriale, eccetera, in realtà la mia idea oggi non ha a che fare con il mondo del lavoro, ma con un tema più, tra l'altro, di cui si è parlato anche ieri è stata la giornata della terra e io mi chiedo che cosa facciamo noi per la terra e che cosa facciamo noi per Ostuni, per l'ambiente di Ostuni, per garantire la pulizia, diciamo, il rispetto della terra e diciamo, del territorio di Ostuni. E credo che una dei punti importanti è quello del riciclo, della raccolta differenziata. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di riciclo a tariffa puntuale. È un tipo di riciclo che permette sia di ridurre la produzione di spazzatura, di raccolta, ma anche quello di premiare i cittadini che rispettano, che operano, che svolgono la raccolta differenziata nel modo corretto, perché ciò comporterebbe una riduzione anche della tassa. Quindi non si terrebbe soltanto conto nei metri quadri, come adesso avviene, no? Generalmente diciamo, la Tari viene calcolata anche sui metri quadri e questo può riguardare non soltanto le abitazioni private ma anche quelle commerciali. Ma attraverso un meccanismo che comporta appunto la lettura con un microchip di quanto viene raccolto singolarmente da ogni famiglia in questi bidoncini che hanno un microchip, si valuta quanto effettivamente viene riciclato, come viene riciclato, ed è un sistema che viene utilizzato anche qui in Puglia, ad esempio a Modugno è utilizzato da alcuni anni e ha comportato una riduzione di questa tassa, o anche Parma, una città molto grande che comunque utilizza questo sistema all'avanguardia. E quindi perché non portarlo anche a Ostuni? Sicuramente tutti ne avremmo, non soltanto noi, diciamo, le nostre tasche, ma anche diciamo, il territorio. E ovviamente occorre anche fare un'attività di sensibilizzazione, perché noi, soprattutto in estate, quando, soprattutto nelle contrade, è capitato anche io personalmente di litigare con alcune persone che davanti a me con la macchina lanciavano
il sacchetto della spazzatura, fermati, criticati, loro dicono no, ma è caduto dalla mano, è un po' difficile, vabbè, sì, così è caduto. Quindi io ritengo che questo aspetto comunque debba essere preso in considerazione. Grazie, beh, salvaguardia del territorio. Ostuni fa 450.000 presenze all'anno. Voi pensate che Fasano, mi pare, ne faccia 650.000, Carovigno giù di lì. Noi siamo partiti però alla fine, come diceva Piero, alla fine degli anni 60, Fasano e Carovigno sono negli ultimi 10 anni. Siamo un po' indietro, secondo le analisi che hanno fatto i grandi investitori di cui parlavo prima, Ostuni è al 30% del suo potenziale. Abbiamo un margine di crescita ancora del 70% e questo il motivo che li ha portati a scegliere Ostuni come destinazione per gli investimenti. Tutto quello che stiamo dicendo stasera è accoglienza, no? È creare le condizioni perché il nostro paese sia, come diceva Piero, un posto bello dove vivere. Adesso vi presenterò Fedele Cofano. Cofano, Fedele, ciao Fedele. Fedele ha a cuore il tema della sicurezza, che interessa a tutti, interessa chi ci vive, interessa gli indigeni, interessa chi ci viene da fuori. Intanto ringrazio il candidato Angelo Pomes, rappresentante della lista Fabrizio Monopoli, e tutti i candidati che siete delle bellissime persone, dal primo all'ultimo, e ringrazio tutti voi. Per quanto riguarda la sicurezza su Ostuni, ci sono dei quartieri, e sento tante volte parlare serie A, serie B. Ostuni è bella tutta, va solo bonificata in modo capillare, riqualificato queste aree e riportato Ostuni tutto a un livello, perché Ostuni è bellissima. Poi un altro punto che abbiamo riscontrato negli anni precedenti, un'ordinanza, quindi ecco l'amministrazione, un controllo in questo, un'ordinanza prefettizia con, se non ero commissionata, commissione straordinaria, dove vietava l'uso di superalcolici e chiusura dei locali a una certa ora. Bene, legittima l'ordinanza, non nulla da dire, si tratta di prefetti, quindi. Però si potrebbe evitare, come? È facile con un minimo sforzo, massima resa, però questa massima resa era a discapito di tutti gli esercenti, perché automaticamente trovare un'attività che si chiude a mezzanotte, l'una, e va a discapito della movida, va a discapito dei turisti, ospiti di Ostuni, dei cittadini ostunesi e non. Quindi il compito della nostra amministrazione futura sarà quella di pianificare prima con le forze dell'ordine, con gli organi competenti, e per evitare tutto ciò. Grazie. Sono felicissimo di stare con voi, veramente, grazie. Lo dico col cuore. Grazie. Il tema della sicurezza è un tema che sta a cuore un po' a tutti. Adesso vi presento Fiorella Turco, che ha a cuore, un po' come chi l'ha preceduta, il tema della cultura e degli spazi culturali, ma lei lo ha a cuore come operatrice, cioè come persona che poi... Non turistica, eh? Come artista che è impegnata sul territorio. Grazie. Sì, Fiorella. Buonasera a tutti, mi chiamo Fiorella Turco, sono un'insegnante della scuola, grazie. Insegno nella scuola, dove si fa cultura nella scuola, però diciamo come hobby e grande passione sono una pittrice e mi occupo di arte e cultura. Faccio parte di un'associazione che non sto qui a nominare, so che ci sono tantissime associazioni in Ostuni che si occupano sia delle arti visive ma che anche di altre arti di cui parlava prima qualche mio collega, qualche mio amico di questa lista insieme per Pomes. Perché sono qui? Innanzitutto perché molti pensano che l'arte dipinge, no? Una cosa così. E è vero, è un diletto, è un hobby, è una maniera per rilassarsi, lavorare la ceramica, lavorare la creta, anche fare i muretti a secco è una cosa che rilassa. Io so che molti operai che vanno, che non sono più del nostro territorio, sono tutti stranieri oramai, e si rilassano. Lavorare manualmente fa molto bene, abbiamo qui anche
Franco Di Cicco, che è un manager, io ho un amico che è dirigente della Granarola, e loro fanno dei corsi per arte, di arte, sul legno, la fotografia, la cucina, perché fa bene. Cioè, oramai tutto, anche nelle aziende, diciamo che l'arte sta prendendo piede. Fatta questa premessa, cosa chiedo io? Punto subito. Innanzitutto una biblioteca della quale non possiamo fare più uso, e, per quanto riguarda le nostre manifestazioni. Abbiamo tante associazioni in Ostuni, io sono andata parecchie volte al forum, quando il forum ha riunito le associazioni. Abbiamo avuto Cappetta, abbiamo adesso Teresa Lococciolo, persone validissime. Non abbiamo un contenitore culturale in Ostuni sotto nessuna versione e maniera. Io so di alcune associazioni che sono dovute rivolgere a Ceglie, a Cisternino, a San Michele abbiamo una pinacoteca, cioè ragazzi, 6.000 abitanti. Ostuni, con il turismo che ha, molta gente quando viene, noi come associazione abbiamo fatto anche delle estemporanee, ci hanno detto: dove possiamo andare a vedere l'arte? C'è una pinacoteca, Ostuni? Non c'è, non abbiamo niente. C'è un turismo che viene, si nutre, grazie a Dio si mangia bene Ostuni, fa un piccolo giretto, perché non abbiamo nemmeno una via, un programma da dire al turista: fai questo percorso. L'hanno chiesto a noi, noi non sapevamo che dire. Li abbiamo mandati verso il palazzo di città a vedere se c'erano dei dépliant, qualcosa. Cioè nessuno sa niente, non sappiamo come indirizzarli. Vanno a Cisternino, vanno all'Ocorotondo, vanno nei posti limitrofi, qui a noi trovano tutto. Le strade pulite, i luoghi dove possono essere accolti. A Ceglie c'è il MAC. Ci hanno detto: fatele lì le vostre mostre. Cioè, scusate ragazzi, siamo Ostuni, una città. Io 20 anni fa lavoravo al nord, insegnavo al nord. Quando sono arrivata, vieni da Ostuni, cioè io rimanevo allibita, che Ostuni era conosciutissima. Quindi Ostuni è conosciuta oramai in tutto il mondo, l'hanno pubblicizzata anche nei giornali internazionali. Conosciutissima. Perché non dare spazio anche a questo? Perché il turismo lo chiede. Si avvicinerebbe a noi anche un certo tipo di turismo culturale che potrebbe portare anche qualcosa in più a Ostuni, potrebbe far alzare a Ostuni anche l'asticella. Non ci sono soldi, per l'arte non ci sono mai soldi, sembra che il portafoglio è sempre vuoto. Non è vero, perché se io credo che un consiglio comunale che è formato da tante persone con tante competenze è come una famiglia. Quando i figli sono tanti, uno, due, tre, che si fa? Si dice: no, diamo a quello no. È importante l'impianto idrico nelle campagne, l'arte no, la mettiamo da parte, tanto il turista quando viene trova il tavolino dove si può sedere in piazza, quell'altro locale e basta, poi se ne va perché cerca altro e va fuori da Ostuni a cercarlo. Quindi può avere sedi in Ostuni perché abbiamo tantissimi bellissimi B&B. Però quello che cerca si fa il giro nei dintorni di Ostuni. Sono arrivati dei miei parenti, aggiungo quest'altra pillola, un mio cugino, noto medico che sta a Viareggio, Viareggio è una cittadina molto conosciuta, dice: Fiore, ci stiamo stabilendo qui, ci incontriamo, però intanto facciamo un giro nei dintorni. Ostuni è quasi tutto chiuso, non c'è niente, cioè dove possiamo andare? Boh, non sapevo manco io, li volevo invitare qua. Però venivano da su, vengono per viaggio, per farsi il giretto, non sappiamo dove mandarli. Quindi io credo che una cittadina bella come Ostuni è importante fare qualcosa, aiutare le associazioni che portano avanti tutto questo, teatro, danza. Avevamo un teatro, non sappiamo più insomma come, cioè oramai sembra che bisogna fare la domanda, diciamo è diventato più difficile oggi come oggi. Abbiamo questi spazi, abbiamo tanti spazi in Ostuni, tanti contenitori, che dice che non hanno l'agibilità.
ma io lavoro in una scuola, questa pillola vorrei, lavoro in una scuola, l'agibilità totale è impossibile darla e averla, perché tutto è infiammabile, quindi io so che è possibile però adibire questi spazi, questi contenitori a tante attività. Aiutiamo studi, anche creare, come diceva prima Giulio, dei corsi dove le associazioni con le loro competenze possono, come dire, mettere a servizio dei giovani i corsi di formazione per quanto riguardano le varie sfaccettature dell'arte. Che ne so, anche insegnare come si fa il muretto a secco ai nostri giovani, come si imbianca con la calce, no? Il ostuni vecchio, inutile chiamare il ferro battuto fatto in maniera artistica, artigianale, molti vanno fuori ostuni, perché non creare queste possibilità di artigianato in ostuni che secondo me i ragazzi, molti, non se ne andrebbero, perché se ne vanno molte volte, ecco, per fare il barista, no? Il cameriere, e, voglio dire, è la stessa opportunità, le stesse solo opportunità trovano qui in ostuni. Questo è il mio pensiero, ringrazio voi tutti, grazie. Ringrazio Angelo per la possibilità. Grazie sorella. Vedete, ancora una conferma di quanto entusiasmo abbiano i candidati consiglieri della nostra lista. Adesso Giuseppe Sportelli. Ecco Giuseppe. Grazie a tutti. Buonasera. Il tema dello sport si interessa da anni di associazioni sportive dilettantistiche, è impegnato con tanti ragazzini a cui garantisce questa possibilità. Che cosa ci vuole? Che cosa manca a Ostuni? Allora, innanzitutto mi presento per chi non mi conosce, sono Giuseppe Sportelli, lavoro presso una bellissima azienda Ostuni che è Valle Fiorita, non so quanti di voi la conoscono, infatti. Scusami Angelo, ma sappiamo noi perché stiamo ridendo. Allora, il mio impegno per la lista insieme per Pomes è quello di far recuperare alla prossima amministrazione degli spazi che abbiamo abbandonato. Recuperarli significa toglierli dal degrado totale, che ce ne sono parecchi. Due fra tutti al quale sono molto legato, uno si trova in via Caduti di Nassiria, dove c'è un campetto bellissimo, un anfiteatro bellissimo a proposito di arte e quant'altro, il quale sono abbandonati a se stessi da forse 10-15 anni. Perché non recuperarli? A parte questo spazio, c'è anche l'altro spazio che si trova al campus, dove sta fatto un grandissimo campo bellissimo, ma è il più grande degrado che ci sia a Ostuni, una vergogna praticamente. La domanda che mi chiedo è che negli ultimi anni perché nessun amministratore locale ha fatto niente per queste situazioni qua, Angelo? Cioè, io questo me lo chiedo sempre, penso che se lo chiedono pure tutti quelli che ci vanno là, perché ci vanno un po' tutti alla fine. Niente, questo è il mio impegno per far sì che la prossima amministrazione guidata da Angelo Pomes recuperi queste aree. Poi volevo ringraziare la mia azienda che mi ha permesso di stare qua, mi ha supportato, un'azienda di imprenditori non del posto, ma che sono 20 anni che stanno investendo a Ostuni, nella zona industriale. Noi siamo passati nel 2004 20 dipendenti, oggi siamo a 110 dipendenti, gran parte di Ostuni. E le prerogative sono quelle di crescere ancora di più, portando occupazione nel territorio e facendo lavorare tutti i nostri giovani ostunesi. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe. Quando parlavo all'inizio, poi il tema l'ha ripreso Piero, l'ha ripreso Pinuccia, di attrattività del territorio, attrattività è anche questa. Non c'eri nella fase iniziale, abbiamo introdotto il tema della ZES. Ostuni è una delle 4 aree ZES, un'opportunità strategica straordinaria per la città, perché vuol dire tempi brevissimi per l'approvazione dei progetti, vuol dire tempi brevissimi per l'entrata in esercizio degli impianti, agevolazioni fiscali, finanziarie. È uno dei primi 10 argomenti che devi affrontare come amministrazione comunale. Questa è la nostra richiesta. È quello del kit localizzativo, cioè cosa l'amministrazione in termini di imposte locali può fare per chi propone investimenti nell'area industriale. Vuol dire ripetere n volte quello che è successo per
Valle Fiorita. Ancora, adesso Antonio Ghionda è stato mio tirocinante per tanti anni, adesso è ciao a tutti. È entrato in regione attraverso l'ARPAL, sì. E il suo cruccio è la riapertura dei, sì. dei centri sportivi, del palazzetto dello sport. Soprattutto il palazzetto, sì. Allora, intanto vi ringrazio tutti per essere qui e anche i miei amici che mi stanno supportando in questa mia prima campagna elettorale. Allora sì, collegandomi a quello che ha detto Giuseppe, lo sport a Ostuni è diventato veramente un problema serio e ce ne accorgiamo andando anche in altre città che sono vicinissime, Fasano e Monopoli, ci sono impianti sportivi incredibili e noi sembriamo un'altra città, un altro continente rispetto a loro e non è possibile per Ostuni, per una città come Ostuni, avere questo degrado sportivo. Mi riferisco all'impianto Vito Gentile di Ostuni, che i lavori sono adesso sospesi purtroppo per i motivi che sappiamo, e l'obiettivo principale è proprio farli partire prima possibile e soprattutto rendere finalmente agibile al 100% questo palazzetto, anche perché lo Ostuni Basket, lo sappiamo tutti, ha raggiunto livelli altissimi come palcoscenici anche nazionali, siamo arrivati in A2, quindi è veramente un peccato che Ostuni non abbia una casa dove poter stare. L'altro impianto, cambiando diciamo sport, è il Vito Aciano della 167, che ha avuto effettivamente dei lavori di ripristino, ma secondo voi è possibile nel 2023 ripetere un campo in terra battuta? Secondo me non è proprio possibile. Siamo gli unici, penso l'unico paese in Puglia che abbia ancora un campo di terra battuta. Peccato, perché c'era l'opportunità, c'erano i soldi, invece sono stati investiti male. Voi direte vabbè, le casse del comune sono quelle che sono, il bilancio è quello che è, ma per far sì che anche investitori privati possano intervenire sul nostro territorio, in questo caso nell'ambito sportivo, vanno fatti innanzitutto dei progetti fatti bene. Bisogna attrarre il privato per poter partecipare, come ha fatto Fasano per esempio alla BS. Questo è secondo me un argomento principale che dobbiamo riportare a Ostuni: efficienza e modernizzazione. Vi ringrazio. Grazie Antonio, grazie. Grazie. Vedi Angelo, molto, molto efficaci questi interventi, perché ti raccontano di quello che non va e di quello che si deve fare. Si apre una stagione straordinaria, oltre 5 miliardi di euro dal nostro programma operativo regionale, il PNRR, quello che si può fare con i privati, scuse non ne hai. Adesso bisogna solo, ecco bene, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Allora, adesso l'ultimo candidato, diciamo, che presentiamo, Fabrizio Monopoli, che è stato, è vero, noi siamo un gruppo insieme per Pomes, lo attesta, no, definitivamente, però se siamo qua obiettivamente è per la tenacia di Fabrizio non ha dormito la notte per essere qui oggi a presentare la lista, ha fatto le nottate, ce la mette tutta, perché ci crede, un po' come ci credono tutti, però insomma tu ci hai messo qualcosa in più e di questo, diciamo, visto che siamo tutti presenti, grazie. Ne siamo grati. Grazie a tutti. Io devo dirti, Angelo, innanzitutto una cosa: come avrai avuto modo di sentire, noi ci siamo presentati in questo momento con una modalità un po' diversa, l'avete notato tutti quanti, anche come disposizione delle sedie. È una modalità diversa, però non solo di carattere formale, anche da un punto di vista sostanziale, perché noi ci siamo presentati, abbiamo raccontato, stiamo raccontando il nostro impegno politico non attraverso il racconto di chi siamo, ma attraverso il racconto di cosa vogliamo. E questa, guardate, è stata un po' la regola d'ingaggio che ci siamo dati quando abbiamo fatto questa lista, nel senso che ci siamo detti noi dobbiamo stare sui temi, che è la cosa che stiamo ripetendo. Ma oltre ad essere la regola d'ingaggio che ci siamo dati, è anche la grande sfida che abbiamo lanciato in questa campagna elettorale, cioè fare in modo che questa campagna elettorale
fondi la propria ragione, anche insomma il proprio dibattito, sui temi e non sugli slogan, non sul gossip, non sul pettegolezzo e non su null'altro che possa interessare questa comunità a partire dal 16 maggio. Non faccio la premessa di quello che è successo, lo sappiamo tutti, quindi da dove veniamo. So che in questo momento, ed è importante anche che noi, visto che le campagne elettorali da un punto di vista locale, in realtà diciamo nell'arco di qualche chiacchierata tu riesci a capire qual è il termometro della situazione, quindi io penso che sia anche importante pubblicamente raccontare quelle che possono essere in questo momento le paure da parte degli elettori. E noi, Angelo, dobbiamo dire in maniera molto chiara, proprio perché vogliamo stare sui temi, che questa coalizione deve essere una coalizione che non si deve prestare in alcun modo al gioco, al massacro che a partire dal 16 maggio qualcuno vuole, che si baserà su un bilanciamento di pesi, di contrappesi, di riunioni in cui si dovrà scegliere il coordinatore del nulla, perché almeno per quanto ci riguarda noi a questo gioco non ci prestiamo. E dobbiamo dirlo in maniera chiara che questa coalizione non si presterà a questo gioco, e non si presterà a questo gioco perché Angelo Pomes sarà da garante e da sindaco di questa città. Vorremmo invece essere partecipi e presenziare a tutto quello che riguarda le azioni concrete che dovremo fare a partire dal 16 maggio. Come avete sentito, tutti i componenti della lista hanno raccontato le proposte concrete, abbiamo parlato di biblioteca, abbiamo parlato di luoghi dello sport, di trasporti. Io aggiungo anche un altro tema, che è un tema al quale sono particolarmente legato, e praticamente è peraltro anche un tema sul quale ho un personale conflitto di interessi che condivido con il sindaco, con il candidato sindaco Angelo Pomes e con tanti di voi, che riguarda la pista ciclopedonale di Villanova. Qualcuno dirà ci sono altri problemi, certo, diciamo questo è un problema insieme a tanti altri, e che comunque è emblematico anche rispetto all'approccio, l'approccio da parte della pubblica amministrazione in questi anni rispetto a questo tema. Noi abbiamo la pista ciclopedonale di Villanova, che è una delle più belle in Italia. È una pista ciclabile completamente sul mare, con un impatto pari a zero, che tuttavia viene utilizzata non solo dai runners, dalle famiglie con i bambini, con gli animali, dalle persone che decidono di fare le passeggiate, ma da moto da cross, auto e scooter. Ecco perché, fra le varie cose, io mi pongo l'obiettivo di mettere in sicurezza quella pista ciclabile. Ed è emblematico il tema della pista ciclabile, perché sono anni che noi abbiamo da sempre, io in prima persona, denunciato, segnalato, e nonostante ci fossero anche amici amministratori che corrono su quella pista, mai nessuno si è posto il problema di andare a risolvere quella situazione. E guardate, noi dal 16 maggio 2023 abbiamo la necessità, devo dire purtroppo rispetto a una parte delle proposte che sono state avanzate, di ritornare ad una normalità. Perché vi dico una cosa, non so se ci avete fatto caso, ma quando noi in questa campagna elettorale stiamo parlando di apertura dei luoghi della cultura, dello sport, di acqua e fogna per le zone periferiche e per le zone rurali, di manutenzione delle strade, arredo urbano, verde pubblico, è come se stessimo stilando il programma elettorale di una coalizione che si deve presentare alle elezioni amministrative di Ostuni del 1960. Cioè sembra che noi siamo nella fase post-guerra. Credetemi, io nel 2023 avrei voluto partecipare ad un'iniziativa del genere e parlare dell'intelligenza artificiale applicata ai processi amministrativi, della navetta dalla stazione a qui a guida autonoma, delle ricariche per le auto elettriche, e invece ci troviamo con un 30-40% di proposte che riguardano un ritorno praticamente a quello che dovrebbe essere la normalità. Ecco perché, Angelo, noi dobbiamo darci anche dei tempi ben precisi, perché noi dobbiamo risolvere tutto quello che riguarda la manutenzione ordinaria entro i primi 6-8 mesi e poi accelerare con la visione e con quello che dobbiamo costruire da qui a 5 anni. È possibile tutto questo? Secondo me è possibile soprattutto se
iniziamo ad arrabbiarci in questa campagna elettorale con i candidati, a chiedere loro effettivamente che cosa vogliono fare, a ricordarci che il 16 maggio non dobbiamo soltanto dare i complimenti, fare i complimenti a chi è stato eletto, ma dobbiamo iniziare a chiedere al sindaco, è già tardi per avviare quello che ci siamo detti. Io quindi credo, guardate, che con un po' di determinazione, un po' di buona volontà, e la buona volontà ce la dobbiamo mettere a partire da questo momento, questa città può avere l'ambizione di ritrovarsi fra 5 anni ad essere una città più accogliente e vivibile. Nessun libro dei sogni, però maggiore accoglienza e maggiore vivibilità di una città che, in cui tutti viviamo e a cui tutti vogliamo bene. Grazie. Grazie. Vabbè, Fabrizio, insomma, il tuo entusiasmo è sulla pelle di ognuno di noi, e questa è la dimostrazione plastica del nostro impegno, insomma, ce la stiamo mettendo tutta gratuitamente in maniera genuina, perché è nella nostra natura offrire questo contributo. Adesso vorrei solo ringraziare, chiaramente per mancanza di tempo non presentiamo tutti, però vorrei ringraziare Rita Semerano, magari se si alza, se non c'è forse è andata via, Salvatore Mingolla, Margherita Colucci, Domenico Cisternino, Vitanna Lonoce, Antonio Lopiscopo, Donatella Greco e Carlo Leone, che compongono la nostra lista. Adesso chiederei a Fabiano Amati, consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio, e poi ad Angelo Pomes un piccolo contributo, e sapere che ne pensano di questo incontro, di questo pomeriggio, e dei contributi e degli spunti che ne sono venuti fuori. Grazie. Grazie a voi. Io non ho pensieri particolari, ho impegni da assumere assieme a voi, perché io mi sento, e lo sono, un cittadino di questa provincia e quindi anche di questa città, e sono presente in questa campagna elettorale, come in tante campagne elettorali, direttamente assumendo impegni e quindi anche sottoponendomi al giudizio di verifica se l'impegno è stato mantenuto o meno, perché io credo che di solito, ma nell'amministrazione pubblica e nella politica ancora di più, la neutralità è una maledizione, perché nella neutralità va a finire che per alcuni è troppo e per altri è troppo poco, e quindi bisogna scegliere. E bisogna scegliere da che parte si sta. E io assieme a voi, assieme a questa lista, ho deciso di stare dalla parte dei fatti. Ho sentito tante cose interessanti che in realtà mi hanno suscitato, oltre alla condivisione, anche una riflessione. Non perché Ostuni, diciamoci la verità, sia la Cenerentola delle città medio-grandi di Puglia, perché poi non dobbiamo nemmeno dire così, dobbiamo mantenere l'orgoglio di ciò che tra l'altro è visibile e di ciò che dicono anche i numeri. Perché se guardate i numeri vi renderete conto che Ostuni, a prescindere dalle mille difficoltà che avete segnalato, è una delle città che si attesta in diverse modalità e per diverse ragioni tra le città di più sicuro interesse per la Puglia. Il problema qual è? Poiché tutto è relativo, il problema è che questa città ha un potenziale che non è stato espresso, per cui la posizione, che non è una posizione rispetto agli altri come da Cenerentola, avrebbe potuto essere molto meglio, perché si parte, è il punto di partenza, è l'accordatura con il punto di partenza che non c'è stato. Tant'è che allo Ostuni c'è bisogno non di un quinquennio, c'è bisogno di un decennio di opere pubbliche materiali ed immateriali. E lo dico e lo sottolineo, opere pubbliche materiali ed immateriali.
C'è bisogno di un decennio, di un processo di accordatura della città che deve passare attraverso molte opere che voi avete citato. A questo punto arriva il contabile e dice il contabile, perché queste cose bisogna dirle, perché magari ci può essere qualche cittadino abbastanza tignoso che dice: e con quali soldi voi farete tutto questo? Perché sapete, altrimenti diventa una promessa o diventano promesse di campagna elettorale. E non si fa così, non si fa una domanda per rispondere a una domanda, ma lo uso come espediente dialettico e poi do la risposta. Ditemi, in tutta la regione Puglia, quali sono le opere pubbliche significative, tranne quelle della manutenzione straordinaria, che vengono finanziate con le casse comunali? Ditemene una. Non ce n'è una. Quando voi parlate del teatro, della biblioteca di comunità, del palazzetto dello sport, della pista ciclabile, potrei essere qui e tenermi molto lungo, non ce n'è una che è finanziata con la finanza comunale, con i soldi comunali. Perché i comuni sono stati ormai immaginati come una grande stazione appaltante. La stazione appaltante che sceglie quello che deve fare e poi segue i lavori. Perché il nostro sistema contabile, il nostro sistema dell'ordinamento è fondato su denaro che viene ripartito attraverso i comuni, stazioni appaltanti per fare determinate opere, in tutti i settori. Il problema è che quando voi vedete un'opera pubblica altrove, noi non ci soffermiamo sul cartello che l'annuncia. Cartello dice: comune di Vattelapesca, ingegnere bla 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 bla, lavori finanziati con, e lì quasi 10 volte su 10 è scritto finanziamento europeo, finanziamento regionale, finanziamento statale. Mai è scritto finanziamento comunale, anche perché sarebbe obiettivamente impossibile. Allora, qual è il problema? Il problema è concorrere, il problema è presentarsi, il problema è avere la pazienza di partecipare e di lavorare, perché è un lavoro durissimo quello di concorrere per pigliare soldi. Soprattutto perché quando concorri e pigli i soldi, poi hai anche il tempo entro cui devi spendere quei soldi e altrimenti li devi restituire. Allora, quando la testa dell'amministrazione pubblica non è rivolta al grande processo di infrastrutturazione, ma è rivolta al gioco della politica, al posizionamento delle statuine sulla scacchiera del potere, pensando che è a tutto concedere solo l'edilizia privata l'argomento vincente, allora è evidente che accumuli ritardi. Sei un ritardatario per scelta. Hai deciso di vivere in ritardo e di crogiolarti nella scacchiera del potere per mettere le statuine e magari, ma così non vi ricorderà mai nessuno. Chi sono gli amministratori pubblici ricordati nella storia? Quelli che hanno realizzato una cosa, due cose, tre cose, non quelli che sono stati continuamente a congiurare o a sventare le congiure per fare sindaci e assessori. Quelli non li ricorda nessuno. Volete dunque essere ricordati? E quello è il processo. È durissimo, è un lavoro durissimo. Per esempio, allo Scuni, in questo momento, siamo impegnatissimi per poter fare un'opera di dragaggio, che non è un'opera complicata. Al porto di Villanova stavamo per perdere i soldi, perché se non si concludono i lavori entro il 31/12/2023, i soldi sono persi, stavamo per perdere i soldi. E devo dire che anche fuori dal Consiglio Comunale, Angelo Pomes e altri che stanno nella stessa coalizione mi hanno dato una gran mano, e devo dire che anche gli operatori portuali sono stati meravigliosi, suonando la sveglia, e sono stato anche contento di fare questo lavoro sostitutivo dell'amministrazione locale che non c'era. Sono stato contento perché ho anche alimentato in questo modo l'idea più profonda di quello che è Ostuni, questa meravigliosa città.
È uguale per le infrastrutturazioni dei servizi pubblici essenziali, urbanizzazioni primarie, l'acqua, la fogna, cose invisibili, però cose invisibili che potenziano il dato di qualità di una città. Perché guardate, le cose invisibili, le cose che stanno nel sottosuolo, è come il rapporto cuore-occhi. Ci avete presente nella poesia? Gli occhi danno il cuore, dà luce agli occhi. Ci avete presente? Se uno volesse fare il poeta, direbbe una cosa del genere. E così è il rapporto tra il sottosuolo e il suolo. Se non hai un sottosuolo degno, canalizzazioni idriche, fognarie, rete delle acque meteoriche e tante altre cose, non puoi dare luce al sovrasuolo, anche se magari non pigli voti, perché pigli voti più per la panchina che si vede. Le due cose devono stare assieme. Anche lì c'è tutto il lavoro di potenziamento della rete idrica delle marine, c'è la legge per poter acqua e fogna per tutti, per poter estendere le reti idriche e fognarie anche fuori dal perimetro del servizio idrico integrato. E poi una grande quantità di opere pubbliche, sarà il sindaco e sarà, io non sono scaramantico, quindi non credo al gatto nero, al pappagallo sulla spalla, non credo a niente di tutta questa roba, quindi al sindaco Angelo Pomes chiederemo questa grande attenzione di potenza, di lavoro, di duro lavoro per fare queste cose. E anche l'argomento del turismo, ed è l'ultima cosa che vi dico, l'argomento del turismo sta ad Ostuni come... La risposta di Ostuni sta ad un intero comprensorio territoriale che va dal Salento fino al sud di Bari. Cioè non è Ostuni che ha bisogno solo di questa cosa, è un contesto larghissimo che ha bisogno di questa cosa nel favorire il turismo come processo industriale, non il sole, il vento, il mare, quello non è turismo, quelli sono i cittadini di una città che a giugno si cambiano di abiti, si mettono quelli più leggeri e dicono: noi siamo i turisti. E quella non è la città turistica però, perché la città turistica è quella città dove i cittadini lavorano quando gli altri fanno la vacanza. Questa è la città turistica. Quindi questo processo del turismo di alta qualità, di alta gamma, è un processo che poi determina anche la ricostruzione, la ricostituzione, per esempio, del litorale, nell'alternanza lidi spiagge libere. Quando c'è il turismo di alta gamma, viene, tu non devi fare quasi niente, viene per abbrivio il fatto che al lido c'è anche l'interesse di magari dare una mano all'amministrazione pubblica per sistemare la spiaggia libera. È accaduto altrove, non è che vi sto raccontando sciocchezze, l'ho visto, tenete conto che io ho cominciato la mia attività amministrativa facendo l'assessore all'urbanistica della mia città, esperienza meravigliosa. Quindi si innesca questo grande processo e si innesca anche un processo di maggiori introiti che servono alla manutenzione straordinaria, ecco, quelli sì, peraltro anche pensando all'idea che il turismo di alta gamma è anche un turismo che può alimentare la leva fiscale, e qui c'è tutto l'argomento delle tasse di soggiorno, c'è tutto l'argomento che in altre città ha un gettito da fare spavento. Quando Michele cita delle città, la tabella non dice solo presenze, dice anche tasse di soggiorno, milioni di euro. E quei milioni di euro, guardate che vanno esattamente alle tante cose che voi avete scritto nei vostri programmi. Ecco, io vi chiedo soltanto questo, visto che sto collaborando con voi e vi sto aiutando. Abbiate senso critico nei confronti di voi stessi e anche senso del limite. Cercate di dire sempre la verità, o almeno quello che vi sembra la verità, perché i cittadini non meritano di sentire fandoni elettorali, perché poi si ricordano e quando tornate saremo niente. E poi soprattutto, visto che la maggior parte sono persone nuove alla politica e all'amministrazione pubblica, al Consiglio Comunale, fatevi sedurre da questa grande esperienza che è l'amministrazione pubblica. Fatevi sedurre, è bellissimo sapere di essere stati protagonisti di un grande processo di innovazione in una città che ha bisogno soltanto di un soffio, un piccolo soffio, come quei palloni già abbastanza gonfiati, dove tu devi soltanto toccarli per volare, ha soltanto bisogno di questo. Quindi sarebbe un delitto
se questa città, questi amministratori, questa energia, se Angelo Pomes, persona in grado, prescindere da etichette, bandiere, che vi devo dire la verità, a livello locale, non è che fanno la differenza, eh? Ho visto persone buone e non buone ovunque, non so voi, ma io che diciamo penso di avere occhio per queste cose, non mi faccio incantare solo dal problema della simbologia politica. Avete proprio la possibilità di farcela e ce la farete per voi, per la provincia di Brindisi, per la Puglia e anche per dare un senso alla nostra vita, che in fondo l'amministrazione pubblica poi, quando tiri le somme, significa ho dato un senso alla mia vita di cittadino, ed è una cosa meravigliosa, per cui vi faccio tutti gli auguri possibili, vi assicuro il mio sostegno, sono affezionato a voi, l'amicizia è la cosa più importante di questa grande esperienza, perché alla fine ci ricordiamo che la politica è importante, ma la vita viene prima della politica. E quindi il fatto di amicizia che ha legato la tessitura di questa lista è il valore che va portato e depositato all'amministrazione di questa città. Grazie Fabiano. Grazie. Grazie. Beh, solo per raccontarvi, Fabiano non ne ha parlato, però è un'occasione pubblica e me lo devi consentire. Come ossunese non ne ha parlato, ma rispetto al dialogo e alla relazione fra amministrazione comunale e Regione Puglia è prossima, nei prossimi mesi ci sarà la gara che prevede acqua e fogna lungo il litorale che va da Rosa Marina molto probabilmente fino a Costa Mellata. Sarà servita tutta la nostra costa con acqua e fogna. Da cosa nasce questo? Nasce da una chiacchierata fra amministrazione e Fabiano rispetto a questo bisogno. Fabiano, rispetto alle leve, al ruolo regionale, si è attivato. Oggi siamo alla gara, dopo un anno e mezzo, forse un paio d'anni di attività propedeutica alla gara e ai lavori. Questo vuol dire avere un buon rapporto con la Regione, questo vuol dire mettere l'amministrazione nelle condizioni di avere una sponda rispetto a quelle che sono le opere e le infrastrutture. Grazie ancora Fabiano. Grazie Fabiano, grazie. Grazie a tutti quanti voi. Innanzitutto vi dico che io questa amicizia l'avverto tutta da parte di tutti i presenti e ho avuto contezza di quanta voglia ci sia stata nella composizione di questa lista e di questo vi ringrazio perché sono convinto che anche la città sta percependo, come voi e anche altri, stiate mettendo a servizio dello sviluppo di questa città, che ha vissuto sicuramente uno dei periodi più brutti, più bui della sua storia e che ha bisogno appunto di questo entusiasmo. Noi l'abbiamo declinato partendo da tre parole fondamentali. Ho sentito dire molte cose. La prima è l'efficienza. L'efficienza che ci deve spingere ad avere nella prossima amministrazione, sia parte politica che parte tecnica, un'amministrazione giovane, moderna e competente, perché solo in questa maniera noi colmeremo il gap che ha avuto questa città finora. Questa città finora non è stata in grado di garantire attrattività per il settore privato e non è stata in grado di cogliere tutte le opportunità di finanziamento pubblico che ci avrebbero consentito di avere un centro culturale, un teatro nostro, che ci avrebbero consentito addirittura di non mettere in vendita l'Istituto Vitale, perché prima di noi si è avuta la sensazione che, questo è il grande alibi che io non voglio, ve lo dico subito, io non lo utilizzerò mai l'alibi de non ci sono soldi, perché io chiamerò ogni volta Fabiano o chi per lui e tutta l'amministrazione regionale e gli dirò: noi vogliamo fare questo, noi abbiamo quest'idea, noi abbiamo questo progetto, noi abbiamo questa visione della città, come dobbiamo fare? I soldi li dovremo trovare, ma
lo avete detto prima di me, ci sono tante possibilità, e l'alibi del non ci sono soldi è l'alibi della politica che non ha idee, che non ha visioni e che non ha progettualità, e quest'alibi noi lo dobbiamo rifuggire sempre, perché noi abbiamo le visioni, abbiamo le idee, abbiamo le competenze per rappresentare la rinascita di questa città, e lo sforzo che dobbiamo fare è questo. Questo quindi significa che rimboccandoci le maniche, la cosa più bella è che lo sta facendo tutta una nuova generazione, che non è vero che non c'ha voglia di impegnarsi, che non è vero che non ha a cuore le sorti di questa città, bisogna andarli a sollecitare. Io l'ho fatto con molti di loro e per me è motivo di orgoglio oggi vedervi qui e sentirvi parlare di temi e di sviluppo della città, prescindendo da qualsiasi forma di polemica politica che non ci appartiene o non ci apparterrà mai, anche perché noi della legalità e del rispetto delle regole abbiamo fatto il senso della nostra vita professionale, della nostra vita familiare, politica e amministrativa, e quindi da questo punto di vista non facciamo lezioni e morali a nessuno, ma vogliamo che lo stesso trattamento ci venga e ci sia riservato. Quindi l'efficienza della prossima amministrazione deve garantire un nuovo sviluppo e una nuova crescita di questa città. È uno sviluppo che sia sostenibile. Sostenibile perché dobbiamo riqualificare la pista ciclabile, ma dobbiamo farlo impedendo alle auto e alle moto di arrivare ad invadere aree demaniali che devono essere tutelate, ma lo dobbiamo fare attraverso anche una sostenibilità sociale che ci consenta. Punto di vista sociale che sono stati in grado nel momento di difficoltà di sostenerli, quindi questo è tutto un tema che noi dobbiamo seguire con attenzione. Poi Fabiano mi ha anticipato raccontando alcune che sono delle esperienze che abbiamo vissuto insieme nell'ultimo periodo, cioè non è sufficiente attivare delle procedure. Quelle procedure poi vanno seguite, perché sennò rischi poi di perdere il finanziamento e di perdere un'opera pubblica strategica per lo sviluppo della nostra città. Assieme al dragaggio del porto noi ci dobbiamo impegnare perché venga messo in sicurezza il porto, perché i moli di Levante e di Tramontana sono in condizioni pietose e hanno bisogno di una riqualificazione, in alcuni casi di una demolizione e di un rifacimento, perché ci sono servizi che il porto attende da anni, perché ci sono intere frazioni marine abbandonate a se stesse in una situazione di degrado imbarazzante. Nessuno negli ultimi anni si è impegnato a rappresentare per questi cittadini e per questi territori un motivo di recupero di dignità, almeno quelli, non la valorizzazione che avrebbe consentito un nuovo sviluppo e un nuovo benessere e magari anche nuovi posti di lavoro. Perché se il piano delle coste e ancora oggi non è operativo e non ci consente di avere quell'alternanza tra lidi e spiagge libere che possono tutelare l'ambiente ma creare servizi e sviluppo e occasioni di lavoro, e qualche responsabilità da parte di chi ci ha preceduto ci deve essere. Noi dobbiamo dimostrare alla nostra città di avere la capacità di avere una visione e di risolvere quotidianamente questi problemi. Il centro storico, noi siamo prossimi ad una stagione estiva e i problemi saranno sempre gli stessi. Una viabilità da rivedere completamente. A valle ho apprezzato molto lo sforzo di Rosa che rappresenta che i problemi non ci sono solo a valle, ma anche in una parte, nella parte commerciale, nella parte nuova della nostra città. Ma a valle noi ci troviamo in una situazione che non è stata mai oggetto di attenzione da parte di nessuno. Un sistema di parcheggi moderni ed efficiente non c'è.
un sistema viabilistico che ci consenta ad esempio di non fare Corso Mazzini, arrivare a ridosso della piazza e tornare indietro in un circuito perverso che crea disagi a tutti quanti. Ma è possibile che nessuno si sia mai preso la briga di provare a fare un esperimento? Non dico di cambiare completamente tout court dalla sera alla mattina la viabilità, ma almeno fare un esperimento. Dici, in 10 giorni, in 2 settimane noi proveremo a fare un esperimento e a deviare un tratto della viabilità riservando ai residenti i parcheggi di Corso Mazzini e magari potenziando un'area con dei parcheggi che oggi non ci sono. Non l'ha fatto mai nessuno. C'è bisogno di opere di riqualificazione di Corso Mazzini, della piazza, di Corso Vittorio Emanuele, che ci consentiranno di risolvere anche il problema dell'occupazione di suolo pubblico, che deve essere, quello potrebbe essere anche una leva che consente a tutte le strutture, a tutte quelle che ne hanno voglia, poi noi troveremo tutti i sistemi per cercare di incentivare, non è attraverso l'ordinanza che punisce che si risolvono i problemi. Noi dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, dobbiamo far leva anche sulla capacità delle categorie, anche all'interno degli esercenti, di condizionarsi reciprocamente per elevare la qualità del servizio. E quindi anche quello può essere un sistema, perché i Deor sono aperti tutto l'anno in un sistema riqualificato e rivitalizzato, molto probabilmente offriremo un servizio migliore a tutta la cittadinanza e di conseguenza ai turisti che ci onorano della loro presenza. Io non voglio approfittare troppo della vostra pazienza, potremmo parlare di Viale Pola, potremmo parlare delle aree rurali che sono la parte più vasta del nostro territorio e delle quali purtroppo, però bisogna dirlo, e noi dobbiamo dimostrare la differenza anche in questo, sono aree delle quali ci si ricorda sempre, spesso in campagna elettorale, no? Poi passata la campagna elettorale ci si dimentica e loro pian piano si sono sempre più avvicinati anche per la distanza che è minore rispetto ad esempio a Martina Franca, rispetto ad Ostuni per alcune aree, si sono più avvicinati e affezionati a quei territori piuttosto che ai nostri, dove magari hanno dei servizi che noi non siamo in grado di offrire. Io per esempio ritengo che, ed è lo sforzo che chiedo a questa lista, di fare eleggere consiglieri comunali, perché ciascun consigliere comunale si deve prendere una fetta di responsabilità. Ciascun consigliere comunale deve avere la delega, deve avere una delega al centro storico, deve avere una delega alle contrade, deve avere una delega alla zona industriale. Della zona industriale, e Fabiano ti racconto anche questo che mi stanno rappresentando in questi giorni, non sono solo le marine o le contrade ad essere sprovvisti di servizi fondamentali, ma anche la zona industriale, ma anche delle aree prossime al centro urbano, non c'è la fogna. Non c'è l'acqua e non c'è la fogna. Ma io mi chiedo, ma come fanno 100 valle fiorite a venire ad investire in una zona industriale dove nessuno finora si è impegnato a colmare quella differenza in termini di servizi che non ci sono? Dove nessuno si è posto il problema del kit localizzativo che può accendere quel percorso di ZES che ti consente di attrarre nuovi investimenti e valorizzare le aziende esistenti? Nessuno l'ha fatto, noi l'abbiamo segnalato alla passata amministrazione, però io da questo punto di vista non ho visto che nessuna iniziativa in questo senso. Quindi io vi chiedo in questi giorni, in queste settimane, vi ringrazio per l'affetto che avete dimostrato e che state dimostrando, di parlare con la città battendo ogni centimetro del nostro territorio e raccontando quello che noi vogliamo fare per questa città e che faremo dal giorno dopo attraverso una visione lungimirante che molto probabilmente non si può fermare al primo quinquennio, ma deve avere un orizzonte più lungo, ma lo faremo con il duro lavoro quotidiano risolvendo un problema per volta. Vi ringrazio e scusate se mi sono dilungato. Grazie. No, tieni. Grazie Angelo. Io stasera hai avuto una serie di spunti interessanti, altri ne avrai nelle altre presentazioni. Io penso che dal primo momento del tuo insediamento sarà indispensabile mettere su un tavolo di lavoro
che sappia interpretare tutti questi stimoli rispetto a un progetto unico e che allo stesso tempo possa monitorare tutti quelli che sono i finanziamenti regionali, nazionali, il PNRR, piuttosto che ipotesi di partenariato pubblico-privato, e lì innestare progetti e finanziamenti. Questo è indispensabile. Lasciare tutto questo al singolo dirigente volenteroso che si va a studiare i bandi e a vedere nel cassetto dell'amministrazione se ci sono progetti, piuttosto che al segretario generale o ad altri singoli no volenterosi, non funziona. Io penso che tutto questo, per proiettare Ossuni a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, sia necessario un tavolo di lavoro permanente fatto di tecnici, di ingegneri, di architetti, di professionisti del settore, che possano interpretare correttamente tutto quello che ci siamo detti stasera e quello che sentirai nei prossimi giorni fino alla fine della campagna elettorale, in un unico progetto di visione a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni. E oggi le opportunità ci sono, quindi non hai scuse, quello no, che dicevo no, prima. Ma io non lo so. Adesso bisogna solo rimboccarsi le maniche e lavorare. Ma ne sono consapevole, però ti dirò anche di più, che il tavolo è sicuramente un'iniziativa che assumeremo, ma non sarà sufficiente, perché noi dobbiamo strutturarci in modo tale da avere appunto strutture di supporto alla macchina amministrativa, che comunque va revisionata e modernizzata, e lo dovremo fare attraverso, ad esempio, in questi mesi, in questi anni abbiamo fatto riferimento all'ufficio Europrogetti, l'abbiamo chiamato così, ed è una struttura della quale non possiamo fare a meno, perché come diceva Fabiano, Fabrizio, a noi l'alibi non ce lo daranno, sappiatelo, non ci daranno nessun alibi, per il semplice fatto che io ho la sensazione che ci ritengono all'altezza della sfida. Però nel momento in cui ti attribuiscono una responsabilità, i cittadini ti attribuiscono una responsabilità così grande, poi devi dimostrare di essere all'altezza di quella sfida e i problemi li devi risolvere, e quindi quelle strutture sono indispensabili, perché altrimenti da soli non riusciamo ad andare avanti a risolvere questi problemi, e noi non vogliamo più deludere la fiducia di cittadini ai quali è stato già tolto tanto. Quindi questo errore non possiamo commetterlo. Va bene, grazie Angelo. Grazie a voi. Adesso per chi avrà piacere a fermarsi ancora qualche minuto con noi, un piccolo aperitivo. Grazie per essere venuti.